In principio, era il nulla. Nient'altro che il silenzio di un'infinita tenebra. Ma lo spirito del creatore sfiorò la faccia del vuoto bisbigliando: sia la luce. Questo è l'inizio. L'inizio di tutto. L'inizio della storia, l'inizio dell'uomo, l'inizio del mondo, l'inizio di un film, l'inizio della comunicazione. Non si può non comunicare. Tutto è comunicazione. Tutto è relazione. Tra cielo e terra, tra luce e ombra, tra bianco e nero, tra uomo e donna. La stessa materia di cui è fatta sia una fotografia, sia la natura umana. L'uomo parla con l'altro uomo attraverso l'aria, un canale di comunicazione, emettendo onde sonore che vengono ricevute dall'orecchio che ascolta e decodifica il linguaggio in immagini simboliche che gli comunicano concetti, idee, emozioni. L'uomo vede e racconta nelle parole ciò che vede affinché l'altro possa anch'egli vedere. Su questo modello, nel 1948, Claude Shannon creò la teoria dell'informazione, alla base dell'informatica di oggi, della nascita dell'era digitale e delle intelligenze artificiali, che ben si adatta a raccontare la modalità relazionale dell'uomo e il suo rapporto con la realtà, in un mondo fatto di immagini. Il codice binario dell'uomo sono le immagini, il suo linguaggio macchina. È qui che nacque l'arte, per il bisogno dell'uomo di comunicare se stesso. L'occhio, finestra dell'anima, abbraccia la bellezza di tutto il mondo. È l'occhio che tutte le umani arti consiglia e corregge, che conduce l'uomo in ogni luogo. Hai vinto la tua sfida impossibile, rappresentando l'unione simbolica tra arte e scienza. Io voglio intendere l'universale misura dell'uomo. L'ingegno umano non troverà mai invenzione più bella della natura. Leonardo! Mio signore! Io voglio che la mia favorita abbia in dono il più bel ritratto di dama mai veduto. Se tu rappresenterai una bellezza fatta di giuste proporzioni, questa bellezza non è mortale. Il tempo uccide la bellezza. Non la bellezza eterna ricreata dalla pittura. La pittura è scienza. Nipote di natura e parente di Dio. Pensa alla proporzione divina. Triste quel discepolo che non supera il maestro. Se le figure non rivelano con le membra e gli atti, la mente loro sono due volte morte. Colpisciti. Peccato. Ancora. Penitenza. Ancora. Mortificazione. Forse quel volto parla anche del tuo. Solo tu sei riuscito a rappresentare i sentimenti umani come la figurazione del mistero divino. 12 uomini, una famiglia riunita, acquisita, allargata, e il loro maestro. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Farai uomini morti, ricoperti di polvere, altri che morendo stringono i denti e strabuzzano gli occhi. Farai la polvere che si mischia con il sangue e si trasforma in fango rosso. Salvami dalla discordia, la guerra è pazzia bestialissima. E il tuo infinito desiderio di conoscenza si fa vivo. Questa è la tua mente. La mente di un genio. La mente di Leonardo da Vinci. Ma le immagini si trasformarono da arte e divennero fotografie, specchio della realtà, verità capaci di farci vivere altre vite, facendoci desiderare di non essere noi stessi, cambiandoci dall'interno. Diventammo l'eroe, l'assassino. Non vorrei creare aspettative. Personaggi studiati per farci provare emozioni, vibrare come un diapason.
Jordan Belfort, l'anno in cui ho compiuto 26 anni ho guadagnato 49 milioni di dollari, che mi ha fatto molto incazzare, perché con altri tre arrivava a 1 milione a settimana. Tutto questo è legale? Assolutamente no, stiamo facendo più soldi di quanti ne potremo spendere. Nessuno sa se la borsa va giù, oppure su, o di lato, o in circolo. Qualcosa non va, paparino. Oh mio Dio. Ci stiamo facendo un nome. Hai appena tentato di corrompere un agente federale. No? Uscimmo dalle sale cinematografiche sparando come in un film western, mimando le battute, le smorfie, in un gioco che ha trasformato la nostra vita. Non pensate. Spendete. Il potere di questa rivoluzione fu colto subito da Edward Bernays, nipote di Sigmund Freud, che forte degli studi dello zio sul funzionamento dell'interno dell'inconscio dell'essere umano, sul pensiero per immagini, varò la sua teoria sul controllo delle masse attraverso la propaganda, inventò il lifestyle, Hollywood e il sogno americano, cambiando il mondo che conoscevamo in un mondo di immagini in cui non siamo più noi stessi.